piacere per le orecchie e per la mente. Non solo musica, ma anche aneddoti storici hanno caratterizzato lo spettacolo Mandolinata sotto le stelle, di scena al Castello Fienga di Nocera Inferiore. L'ensemble Antonio Saturno Classic Quintet e i mandolini degli Anelli di Saturno hanno portato sul palco il repertorio musicale che va dagli inizi dell'Ottocento all'immediato secondo dopoguerra, ovvero l'epoca d'oro della canzone napoletana, la stessa che vede tra gli autori e compositori importanti poeti, parolieri e personalità della lirica, che hanno tramandato nel tempo i brani del repertorio. Spazio anche ai sapori del territorio. Forza dei musicisti il pubblico. Se il pubblico partecipa, e allora diventerà qualcosa di sicuramente magico. Non siamo noi a fare musica e loro ad ascoltare, ma siamo insieme, musicisti, cantanti e pubblico, a rendere una serata particolare. Noi abbiamo un patrimonio che è davvero infinito, poi per quanto riguarda delle canzoni napoletane. Sono vere e proprie romanze, ecco, per chi come me fa appunto di professione il cantante lirico, sono vere e proprie romanze, non hanno nulla da togliere ad arie importanti scritte dai più grandi compositori. Proverete a trasmettere questa emozione con alcune anche delle canzoni classiche più famose che conoscono davvero un po' tutti. Sì, dal barocco, diciamo, con Fresta Vascia iniziamo, ad arrivare poi a quelle che sono le canzoni più classiche dei nostri giorni, diciamo, dei nostri delle ultime del Novecento, con i più grandi nomi del panorama appunto musicale moderno. Mettere insieme soggetti privati che dispongano o utilizzino la struttura in occasioni di manifestazioni come queste qui, garantendo la pubblicità ovviamente del bene su cui deve sovrintendere l'amministrazione comunale, e questa è la nostra volontà. Questo qua è un elogio alla melanzana della Carrara d'Amora. Praticamente ho fatto un finger dedicato alla Carrara di appartenenza della melanzana, con una salsiccia pezzente e un pomodoro sammarzano. Qui invece vedo del pomodoro. Qua invece, visto che siamo nella piena stagione della calura, quindi un pomodoro datterino, ricotta, mantecata e cereali. Questo invece? Qua non abbiamo fatto altro che una spuma con fior di latte e alici salate.